Attenzione! I fatti narrati in questo video sono fatti realmente accaduti. Quindi mettete un bel mi piace, mettetevi comodi e gustatevi questo video. Buona visione! Salve ragazzi e benvenuti in questo 12° episodio di Cristina e Luca! Raga, questa serie tipo Beautiful sta diventando qualcosa di incommensurabilmente potente. L'avete presente? Tipo l'onda energetica di Goku, ecco, tipo quella. Cristina, dopo tutti questi episodi, non si è ancora rassegnata a lasciare in pace Luca. E quindi oggi vedremo il continuo di questa fantastica storia. Ma come sempre, prologo della puntata precedente, via! Nell'episodio precedente, la scorsa settimana ho incontrato Sofian. Assorbenti Sofian! Sono gli unici assorbenti unisex. Ti perseguito, Luca! Devi stare sempre con me, Luca! Tratto da una storia vera. Il crudele caso di una giovane fanciulla. Era posseduta. Era horror. Cristina l'evocazione. Ricordatevi sempre che in descrizione troverete il link della playlist che racchiude tutti i fantastici ed epici episodi d'amore tra Cristina e Luca, e troverete anche il link della playlist che racchiude tutti i fantastici e stupendi episodi di Valentina e Federico, storia di cacca e amore. Mi raccomando, come sempre, dato che siete fantastici, tempestate di like questo video. Ma ciancio alle badanti e cominciamo, via! Luca, sono rientrata ora a caso. Sei rientrata ora a caso? Cristina, no, a casa, è rientrata a caso. Ho avuto gli attacchi di panico fortissimi dopo che mi hai cacciata dal ristorante in quel modo. Io non lo meritavo, dopo tutto quello che ho fatto per te. Sto male, Luca, sto piangendo. Però mio fratello mi ha rassicurata che la tua reazione è stata così forte solo perché sei stressato. Sì, sì, fatti i film mentali, Cristina. Solo perché è stressato. Non perché non ti vuole, ma perché è stressato, Cristina. Convinciti, Cristina, non ti vuole, cazzo. Sei stressato, Luca. Ti capisco, Luca. Anche io sono stressata, Luca. Sarò la tua stress woman, Luca. Io vorrei solo farti capire quanto mi manchi e quanto è forte l'amore che provo per te. Cristina, il tuo non è amore, si chiama ossessione. Cazzo, Cristina, convinciti, non ti vuole, non ti vuole. E lui non volere è te. Ma è un macchinario così difficile da capire che non ti vuole, Cristina. Tu e lui non vuole te. Ce lo facciamo un disegno a Cristina per farglielo capire? Visto che non capisci l'italiano, non capisci il pensiero di altrui persona, facciamogli un disegno, così può essere che col disegno lo capisci, Cristina. Sai, anche se ti sei arrabbiato, ho notato che hai indossato la camicia viola, come ti avevo chiesto io. Perché nel tuo inconscio tu mi ami. Cristina, ti odio! Cristina, ti odio! Solo che la partenza razionale sta prendendo il sopravvento su tutto. Io ti perdono per ciò che mi hai fatto stasera. Non ti sentire in colpa, perché ti capisco. Ora hai 21 anni e un giorno e stai maturando. Cerca di renderti conto di ciò che io sono per te. Tu sai bene che le nostre vite sono destinate a stare insieme. Cristina, lobotomia! Quindi per ora goditi questi momenti senza di me. Perché poi che succederà, Cristina? Lo uccidi? Sembra che l'ha minacciato, è alquanto inquietante questa cosa. Ma sappi che in ogni soffio di vento che accarezza il tuo volto ci sono io. In ogni goccia di pioggia che ti cadrà in testa quando piove ci sono le mie lacrime. E nei baci che ti dà quella cessa di Elisa c'è il mio sapore. E in tutti i coglioni frantumati ci sarai tu, Cristina. Spero che almeno ti sia piaciuta la canzone che ti ho fatto dedicare dal signore con la chitarra. Vaffanculo! Sarà la nostra nuova canzone quando ritorneremo ad essere felici. Ti amo sempre tantissimo, piccolo mio. Non dimenticarlo mai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!
Almeno puoi rispondere? Stasera mi hai davvero trattata male. Nonostante il signore continuava a cantare, tu hai urlato anche contro di lui. Lo sai? È maleducazione. Luca! Ma perché? Perché fai così? Io non pretendo molto. Pretendi solo la sua vita, Cristina. Non pretendi molto, solo la sua vita. Ora come ora, mi va bene solo la tua amicizia. Ti prego, piccolo mio. Ripensa a tutto ciò che abbiamo passato insieme. Mettiti la mano sul cuore e renditi conto di quanto ti amo. Ti ricordi quella volta che mamma e papà erano partiti e tu eri solo a casa? Ti venne la febbre e io mi presi cura di te ogni momento. Ti mettevo la pezza con l'acqua in fronte, ti stavo vicino, ti preparavo da mangiare, ti aiutavo anche a soffiarti il nasino. Gli facevi anche una sega ogni tanto, Cristina. Lo sai che quando mi laureo troverò subito lavoro? Ho scelto una facoltà sicura. Elisa studia per diventare educatrice. Ma che futuro ti può dare? Ma porca puttana, Cristina, ma da quanto in qua dovrebbe essere la donna a dare un futuro alla famiglia? È l'uomo che deve lavorare e deve portare i soldi a casa, Cristina. Il futuro se lo deve creare Luca per la famiglia, non Elisa. Che minchia di discorsi fai, Cristina? Io diventerò qualcuno. Io diventerò qualcuno, Luca. Io diventerò l'anticristo, Luca. E insieme realizzeremo ogni nostro sogno. In questo momento il sogno di Luca è levarti dai coglioni, Cristina. Levarti dal cazzo. Vorrei dormire, ma sei talmente rompicoglioni che riusciresti anche a perseguitarmi pure nei sogni. Comunque questa storia non ha fine. L'anno prossimo chiederò e Elisa, anche tu cazzo Luca, impara a scrivere per cortesia, perché già c'è Cristina, non ti ci mettere anche tu Luca, per favore. Di trasferirci in un'altra città, magari smetti di rompere i coglioni. Magari in Trentino, in mezzo ai monti, non lo so. Hai visto il film Sorellina e il principe del sogno? Cioè, completamente non hai capito una minchia di quello che t'ha detto lui, cazzo Cristina. Ma l'hai sentito che t'ha detto che rompi il cazzo, che vorrebbe dormire e che l'anno prossimo si vuole trasferire con Elisa in un'altra città? E tu te ne esci con: hai visto il film Sorellina e il principe del sogno? Ma i sogni te li devi fare nel cervello, Cristina. I sogni nel cervello, cazzo. Cazzo te li devi fare? Ma come si può essere così? Io stesso non ce la faccio più, figuriamoci Luca a sopportare questa testa di cazzo. Ecco Luca, noi siamo così. Per ora siamo belli felici solo nei sogni. Io ti sogno sempre Luca e mi sveglio col sorriso, perché so che i sogni si avverano. Credici Cristina, Sai che io ho un dono? Sentiamo questa stronzata del dono di Cristina. Questa è nuova, lei ha un dono, come aveva la creatura in grembo. Luca, ti ho fatto una domanda, rispondi. Ti avevo mai parlato del mio dono? Sì, hai il dono di rompere il cazzo. Più epica, epica del mondo, cazzo. Questa è la risposta più epica del mondo. Hai il dono di rompere il cazzo. Oddio Luca, sei diventato un dio. Luca, in questo momento sei asceso. Che novità, ora dormo, vaffanculo. Come sei spiritoso, sei sempre stato simpatico. No Luca, ascolta. E qui parte la stronzata, sentiamo che stronzata racconta Cristina adesso. Il bisnonno di mio nonno Tino era un discendente dei Pellerossa e aveva il dono di fare sogni premonitori. Non c'è bisogno di essere discendente dei Pellerossa per fare sogni premonitori, Cristina. Questo dono si trasmette da generazioni e io l'ho ereditato. Io ho un dono, Luca. Il dono di romperti il culo, Luca. Se non ti rimetti subito con me, Luca. Tu sei mio, Luca. Hai capito, Luca? Sei tutto mio. Luca, che dici? Non te ne ho mai parlato prima perché spesso la gente mi prende per matta. Secondo me la gente non ti prende per matta perché dici che fai sogni premonitori, Cristina. La gente ti prende per pazza a prescindere dalla tua testaggine di cazzo over 9000, Cristina. Cioè, a questo punto dovrei lanciare un hashtag. Hashtag Cristina testa di cazzo over 9000. Dopo la laurea ce ne andiamo a Torino dai miei parenti, così abbiamo un appoggio per i primi tempi. Ma ora non pensiamoci, mancano ancora un po' di anni.
anni. Ora dormo, amore mio. Domani mattina preparo le orecchiette a nonno Pio. Luca, quanto ti vorrei strapazzare di coccole, piccolo mio. Ma cosa mi dici mai? A domani, cuoricino. I Pelle Rossa si drogavano pesantemente, lo sai? La chiromante? Ma ti rendi conto? Nesquik? Io di sto passo divento bipolare. Ti blocco, Cristina. Grandissimo! Bloccala così te la levi dal cazzo finalmente, dai! E questa 12ª puntata di Cristina e Luca finisce qui. Mi raccomando, in descrizione troverete il link della playlist che racchiude tutti gli epici episodi di Cristina e Luca, e troverete anche il link della playlist della nuovissima serie di Valentina e Federico, Storia di cacca e amore. Come sempre, tempestate questo video di like, condividete e commentate. Al prossimo episodio, ciao ciao! Uè raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+.